Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con il 17esimo video di Euro Truck Simulator 2. Oggi andremo verso nord perché purtroppo non c'erano altre città vicine, diciamo, come trasporti, e quindi niente, sono costretto a dirigermi verso il nord. Praticamente c'erano, da qui si vede una, due, c'era, sì, due, tre città qua. Non c'erano qui vicino, non c'erano trasporti, quindi via verso il nord della Germania. E dopo, visto che siamo a nord, passiamo su questa zona qua e la faremo tutta, tutti i nomi strani. Dopo, casomai, si fa sempre in tempo ritornare giù per qualche città. Comunque, come vedete, a parte Londra, che non la voglio neanche fare per tutti i rovesci, abbiamo fatto praticamente le maggiori città. Purtroppo in Italia non c'è, solo qualche zona al nord e basta. Comunque, vabbè, ne abbiamo ancora molto molto da fare. Intanto direi che possiamo andare avanti. Agganciato il nostro rimorchio, direi possiamo partire. Dove c'è l'uscita qua? E via verso un altro viaggio. Adesso avremo sempre viaggi lunghi. Ho visto, più mi sono spostato e più sono aumentati i viaggi lunghi, quindi è anche una continuazione, diciamo, del gioco, della carriera, perché se non sbloccate tutti i viaggi lunghi, in fin fine poi non potete andare su tutte le città, o almeno o trovate proprio la fortuna di un trasporto vicino, se no trasporti a lungo raggio. Purtroppo alcune città proprio non me le prendeva mai, quindi la scorsa volta abbiamo aumentato il livello, diciamo, della possibilità di fare più strada con un unico trasporto, e infine così è andata. Dobbiamo correre di più, 349 km, è un video forse un po' più lungo degli altri, e quindi vedremo un attimo anche, vedo un attimo che quanto tagliare e come fare bene il video. Ma sti semafori, oggi mi riesco, vediamo se mi prende. Oh, fortuna i marciapiedi sono larghi. Qua ce n'è un altro e mi sa che ora che arriviamo non facciamo in tempo e potremmo fare una furbatina, ma meglio di no. Non vorrei andare a danneggiare il nostro carico e fare 348 km per niente. Ahimè, così è. Dai che tra poco arriverà un altro camion. Non so se intanto vi siete accorti, ho cambiato un po' skin. Questa volta c'erano i lampi, questo giro abbiamo un bel pacchiotto. Eurocrudis. Io non so chi riesca a guidare con questa visuale, ma secondo me si fa più incidenti questa visuale qua. Questa forse ancora qualcosa si riesce a fare. Questa lasciate perdere, questa ancora. Sta qua avete solo il sound dalla parte destra che vi fa un orecchio doppio. Chi riesce a guidare con la visuale prima di questo è veramente bravo, perché cioè avete la distanza del camion che va un po' dove vuole, nel senso che non avete una camera fissa, perciò bisogna mettersi con calma, forse anche andare piano. Ecco, forse 100 km orari la vedo un po' dura. Se si va a 30-40, allora magari si riesce anche a guidarlo con tutta quella visuale che continua a muoversi, che non vi dà esattamente la strada dove. Guarda che riflesso che c'è sul cruscotto. Adesso giriamo, va via un po', perché sennò qua occhio, guardio, ma non te vedi che so, mamma, perché se danneggia il camion e se danneggia il rimorchio, sennò quasi è il macello. Guarda questo qua, io dovevo mettermi di lato, no, lei ha dovuto passare di fianco. Mamma mia ragazzi, queste macchine qua è una roba veramente bastarde, perché è già proprio bastarde. Va bene, dai, direi che possiamo partire con questo, verso questo lungo viaggio. Basta,
ho freccia fuori, mi sposto a macchina e vi indosso. Odio ste robe, le odio. Poi c'è qua un bar a macchine che porta sto qua. Avevamo anche noi ragazzi la possibilità di fare un trasporto di auto così bello, ma purtroppo non trovo a ritornare in Francia, che invece siamo già passati da tempo. Purtroppo il gioco non prevede di fare solo una tappa, una città, una tappa. Prevede di girare e rigirare di continuo da una città all'altra in vari posti, di esplorare tutte le parti, ma purtroppo la serie diciamo che sto facendo io invece ha lo scopo di passare almeno ogni città, fare almeno una tipologia di viaggio, insomma fare una cosa conclusiva, altrimenti il gioco non finisce mai. Dimmi, ti se adesso non goda da coparte, guarda 41 l'ora e neanche se cava dal cazzo, perché guarda puttana sgualdrina, guarda che roba, 40 ore, guarda tempo perso. Sì, perché è del lato, c'è anche quell'altra, almeno fin prima c'era, ecco, no c'era anche, quindi non potevo neanche spostarmi. Adesso tu corrono, mamma mia, che se non vi viene voglia di avere un blindato e fotterle tutte e due, guardate. Oggi qua, freccia fuori, se sorpassa a destra, tomare mucca, perché mai mancano 7 minuti, perciò ci manca andare, io l'ho fatto anche abbastanza presto. Velocità di crociera 125 km orari prima, quindi siamo andati via anche molto tranquilli, il limite 80. E beh, abbiamo preso molta velocità, ma chi se frega. Oh, siamo anche arrivati, abbiamo anche Rostock esplorata, siamo al nord. Yeah.
Adesso non vedo neanche il semaforo. Tanto pallina del biliardo qua. Dai, autobus. Grazie per lasciarmi passare. Vedo che hai capito chi comanda. Un po' di saltini qua in giro. E qua retromarcia. Siamo andati un po' troppo. Guarda, che riaggiustiamo un attimo il tiro qua. Là. E ci siamo, carico. Ottimo lavoro, una macchina, si vede c'era venuto addosso. Guarda che bastardamento. Vabbè dai, cioè, per fortuna ci ha solo tolto una quarantina di prima 500 euro. Quando è successo? Prima si vede toccatina da qualche parte. Maledetti di un maledetti. Sì, ciao ragazzi. Non è semplice come cosa. Vediamo le offerte di lavoro per vedere. Ecco qua, che allora si vede le città. Vedete le due città che purtroppo non c'era nessun viaggio e ahimè sono dovuto saltare qui sopra. Le riprenderemo, c'è anche qui una terza, Hamburgo qua. E niente, adesso vediamo un po' i prossimi video che viaggi potremmo fare. O saltiamo subito all'altra parte. D'altronde sarebbe anche vicino, abbiamo solo il... Abbiamo tutto traghetto praticamente, potremmo anche farla, così ci facciamo 1, 2, 3, 4 città vicine e siamo a posto, casomai la Danimarca la lasciamo dopo, oppure magari andiamo, passiamo alla parte di qua, così magari poi torniamo verso Hamburgo e dopo ci facciamo la Danimarca. Direi di completare prima tutto l'insieme, prima di passare alla Svezia e andare via mare. Quindi beh, direi che vado a portare un po' di pareti da 22 tonnellate, è abbastanza pesantino direi anche. Dopo altri viaggi sono tutti abbastanza, questi qua dopo vanno oltre oceano. Questo addirittura al nord della Danimarca, ma anche però sarebbe anche triple speed. Vabbè ragazzi, io intanto mi preparo per portare un po' di robetta e ci vediamo con i prossimi video. Non registrerò il prossimo viaggio, ma comunque ne registrerò altri almeno quando stiamo avvicinando verso il 12° livello. Basta suonare perché sennò mi fa uscita. E bene ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Anche questa volta abbiamo fatto un ottimo lavoro, non un lavoro eccellente, ma ahimè non colpa nostra, sempre le solite macchine che si buttano a destra e a sinistra e qualche saltino di troppo, qualcosa di troppo ha fatto sì che si danneggiasse purtroppo 1,4%. La merce neanche si danneggia, c'era sbeccato un po' un cerchione. Vabbè, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.